Let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Spero che l'intro vi sia piaciuto. Oggi è 1:15. Sono entrato in palestra alle 10 e qualcosa, sono distrutto. Ho fatto un post workout, ma sono veramente andato. Comunque raga, grazie, 150 visualizzazioni in 20 minuti, vi ringrazio tutti. Saliamo sopra a vedere come sta il rollino rolletto, anche se io sono esausto. E vi dico la verità, ancora non ho deciso di cosa parlare in questo video, però ho una mezza idea. Guardate, il pillalla ha visto... È quello che mi sarà stato un po' più raso, cioè di più, ma poco di più, ma io un bicchiere ho messo. Rollo, è là la cosa di mangiare, non là. È là, vai, vai a mangiucchiare. Bravo Rollino. No. Vuole mangiare dalla scatola, ma è là. Scusa, è qua, mangia qua, è là. Ecco qua, io oggi per pranzo 200 grammi di totani sono, penso, boh, congelati purtroppo, però buoni, mentre le mie amiche si fanno una bella carbonara. Contro beep. Buon appetito. Grazie, no. Vabbè, non ve lo farò. Non ve lo darò più il buon appetito. No, ma pensavo dicevi al video. No, non tanti. Dai, buon appetito a voi. Cioè, l'ho detto nel video, ma a voi. Sto cercando qualche canzone per l'immotivazionale di oggi. Devo trovare una strafiga perché 11 giga le voglio sfruttare al massimo. E comunque inizia già a fare buio, che noio. Ah, ricarica di carboidrati. Guardate, mega gigante pancake. Con la marmellata, ovviamente, tutto birra. Un po' di cannella dappertutto, sì. Rollo, andiamo a fare la passeggiata? Dai, Rollino. Andiamo a fare la passeggiata? Vuoi? Non so, andiamo. Collare non, il guinzaglio non ce l'ho. Andiamo. E dai, ragazzi, perché secondo voi si rifiuta di uscire? Guardatelo, non vuole venire. Si rifiuta. Andiamo, Rollo, ti devo prendere in braccio. Dai, andiamo a farci la passeggiata, Rollo. Andiamo. Rollino, andiamo a casa? Bravo, hai fatto la passeggiata. Andiamo, andiamo. Entra dentro casa, Rollo. Dai, vieni. Vieni da Peppe. Ti dico di entrare. Entra. No, non devi odorare, devi entrare. Perché vuoi stare fuori? Vieni dentro. Bravo, vieni, vieni qua. Vieni. Guardate, sembra una sorta di calcolatrice. Mi sono fatto tutti i calcoli per potermi mangiare 4 e 4, 8, 12 pezzi di sushi. Che sono ovviamente solo riso con le cose. Granchio, un po' di salmone con le capesante. Col pesce bianco, il tonno non l'ho potuto mangiare perché era troppe cose. Quindi mi consumo solo 18,4 grammi di proteine, 5,2 di grassi e i carboidrati non li ho contati ma ne ho tantissimi. Questo l'ho potuto fare perché il ristorante, ho chiamato il ristorante e gli ho chiesto quanto mettono di tutto pesato, gli ho fatto pesare tutto praticamente e quindi ho la stessa cosa che me lo farei io, però tutto pesato, alla fine 12 pezzi, non succede nulla. Macchina in doppia fila. Adesso andiamo a ritirare l'ordine che abbiamo fatto. Ecco qua, abbiamo ritirato l'ordine. Raga, mo quando arrivo a casa vi spiego un po' tutto sto casino che sto combinando. Comunque,
Vabbè, ringrazio Foodora, però ve lo ringrazio dopo. Dai, traffico, che cavolo, si sbrighi. Comunque, guardate che bella la ruota panoramica che c'è qua all'euro, cioè... Inutile, perché è inutile, però è figa. Qui si vede che abito a Colonia, cioè la Laurentina è vuota alle 9 di sera, non c'è un'anima viva, mentre sulla Colombo e anche sull'Ostiense era pieno. In pratica, siccome è venuta voglia di sushi, che ho fatto? Ho chiamato il locale, l'ho trovato su Foodora, che ringrazio per avermi offerto questa cena. O quindi di conseguenza ho chiesto: ma voi pesate ogni singola cosa? Ho detto sì, noi abbiamo tutto pesato, ogni singola pezzo di sushi, di riso, più tonno è pesato. Allora mi sono fatto dire il pezzo esatto di riso e di cose e ho calcolato un totale, che sono 100 grammi di carboidrati, 18,4 di proteine, 5,2 di grassi. Essendo che oggi ho tantissimi carboidrati, penso che un po' di sushi, anche se è tutto pesato, posso farlo rientrare nella mia dieta, visto che non mangio, e non è manco un pasto libero questo, perché pasto libero o cheat meal tu mangi quanto cavolo vuoi. In questo caso sono comunque 12 pezzi che adesso vi faccio vedere. È tutto pesato, tutto grammato, è come se me lo facessi io, soltanto che non me lo sono fatto io. Comunque ho sbagliato, volevo dire 40 di proteine. Sono le 22.04 e io ancora ho montato un minuto dell'intro che avete visto voi. Mi sa che farò un po' nottata per montare quell'intro, perché veramente mi sta piacendo molto come sta avvenendo. Ma vabbè, l'avete già visto, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, se no ditemelo nei commenti cosa non vi è piaciuto. Volevo fare una serie di precisazioni, che poi è l'argomento del titolo. Vabbè, per quanto riguarda il fatto che ho mangiato il sushi, io sono, poi ho chiesto quanto pesava e avevo tutti la grammatura perfetta, come se me lo fossi fatto in casa. Ovviamente sono, penso, abbastanza precisi. Posso aver sbagliato di 2, 3, 4 grammi di carboidrati su 500 di una giornata come oggi, penso che non mi cambia molto. Stessa a livello di proteine e di grassi, anzi grassi su 5 non posso aver sbagliato di 4 grammi di grassi, quindi avrò sbagliato di 1, quindi ci sarà questo minimo errore, ma va bene, ci sta, nel senso che alla fine io non faccio pasti liberi, da veri pasti liberi, da agosto, e comunque queste sorta di cose contate da agosto, cioè sono passate 12 settimane e io questo comunque non lo considero un pasto libero, perché l'ho inserito in mia fitness pal. Di conseguenza mi sento tranquillo con la coscienza, più di quando andare a mangiare la pizza, perché sulla pizza invece lì non puoi chiedere alla pizzeria quanto hanno pesato, quanto non hanno pesato, e di conseguenza, a meno che non la conosci, di un amico tuo, e quindi di conseguenza sarebbe un po' più un ternallotto. Qui invece alla fine erano 8 pezzi, ragazzi, non è che erano 50 milioni di pezzi, 8 pezzi, non posso avere sbagliato di così tanto da andare a incidere sulla mia dieta in modo importante. Detto questo, un'altra cosa è oggi una giornata di ricarica, quindi sto mangiando tanti carboidrati, ancora ne ho 200 e sono in dubbio se farmi le patate dolci, che non le mangio da un'eternità praticamente, 2 settimane per me è troppo, o farmi di nuovo la pasta, ma l'altra sera ho fatto la pasta sabato scorso, l'avete visto, quindi sono un po' indeciso, ma vediamo che altro esce fuori. Volevo fare un piccolo aggiornamento su quella che è la questione diete e tutto il resto. Allora, prima di tutto, non è una vera e propria chetogenica, perché facendo appunto la ricarica non è una chetogenica, ma è una low carb, very low carb, con un giorno di ricarica, quindi sono scarico tutti i giorni della settimana tranne il sabato, io vado a ricaricare, quindi tranquillamente ricarico i miei carboidrati e vado benissimo. Infatti, a livello di studio e tutto il resto, sto invece riuscendo a studiare molto bene. Rispetto ai primi giorni in cui ho fatto anche il video dove dicevo che appunto non riuscivo a studiare perché mi sentivo offuscato, è stato l'impatto iniziale con la dieta, col fatto di non mangiare carboidrati e tutto il resto. Ma una volta aver ingranato il ritmo, una volta che il mio corpo si è abituato a questa condizione, non ho più trovato alcuna difficoltà a mantenere questo stile di vita, questo tipo di dieta, e di conseguenza sono riuscito a riprendere i ritmi normali. Infatti, ovviamente non mi sento di consigliarla a delle persone, questa me l'ha fatta il mio personal trainer, che è anche un medico, quindi sa quello che fa a livello di salute, e non è che mi farebbe fare mai qualcosa che faccia male alla mia salute. Di conseguenza è una cosa fatta per me, perché ha un'idea mentale. Io personalmente sconsiglio a tutti di fare delle diete very low carb, perché se non sono ben gestite, appunto con delle ricariche, con dei giorni particolari, ovvero da qualcuno che se ne intende, potete fare più danni che bene. In realtà molte persone fanno diete low carb, distruggono il metabolismo, questo è calcolato, il metabolismo non viene alterato, perché con la ricarica io vado a ripristinare quelli che sono i livelli di leptina, e quindi il metabolismo tende a essere rialzato. Infatti io vario dalle 1700
1800 calorie, ciò durante la settimana, fino anche a 2800 come oggi mi pare. Sicuramente è una cosa ben studiata e ben fatta. Mi trovo bene, sia a livello di allenamento, ovvio che oggi che avevo il giorno di ricarica mi sono fatto 50 grammi pre-workout di carboidrati, poi 50 post-workout. Durante il workout ho avuto molto più energia rispetto a venerdì scorso, ero molto più scarico e ho aumentato i massimali, o meglio più i massimali, ho aumentato i carichi durante l'allenamento. È un piccolo aggiornamento che vi volevo fare per dirvi un po', perché molti mi chiedete su Instagram come mi sto trovando, come non mi sto trovando. È ovvio, un parere a metà periodo, vi farò sapere a fine mese quando finisco questo ciclo, sia quello che mi dice il mio allenatore, ma anche quello che i reali risultati che sto avendo e quelli erano gli obiettivi, vi farò sapere. Intanto io ho ancora da montare, ma anche da vedere, ancora la serata non è finita. Se non mi mettete like per il motivazionale siete persone cattive, perché sono le... Che ore sono? Dimmi che ore sono. 22:52 e sto ancora montando da oggi pomeriggio a luna, solo per il motivazionale, ovvero per i primi minuti del video. Più o meno alle 23:30 ho finito una bozza quasi completa dell'intro. Però adesso devo fare ancora il pre-nanna con 180 grammi di carboidrati, non so quante proteine, quanta roba ancora. E mi guardo una puntata di Prison Break. Perché non vi ho detto che oggi ho iniziato Prison Break? Perché è una serie che mi manca, è famosa, dicono che tutti che sia bella, ho visto due puntate, carina. Non so, io ho delle serie troppo famose che comunque non riesco a digerire. Per esempio Lost, sono arrivata a forzatamente alla seconda stagione, poi l'ho abbandonata perché non ce l'ho fatta, non mi prendeva. Speriamo che Prison Break magari prenda. Fatemi sapere nei commenti chi l'ha vista, come la vista. Stasera faccio il ciccione, almeno una volta a settimana lo posso fare, in realtà ogni giorno lo faccio, però vabbè. 600 grammi di patate dolci con un pizzico di sale, una spolverata di cannella, perché sapete metto dappertutto la cannella. Ovviamente gallette di riso con 60-70 grammi di gallette, con 18 grammi di burro d'arachidi. Questo è quello di Prozis, ragazzi, vi ricordo il mio codice sconto Peppe10. È molto buono perché la versione crunchy, ovvero ci sono i pezzi di arachidi e sono alla fine del mondo. Ovviamente con una scorpacciata di cannella, salato, dolce e un altro dolce, ovvero yogurt greco con la mia salsina, quella zero calorie, buonissima. Mi guardo pure una puntata di Prison Break e adesso io ceno, ragazzi, ceno prenanno, non lo so nemmeno io come chiamarlo, perché per le proporzioni è più una cena, però è a luna di notte, quindi è un prenanna. E niente, vi spero che l'intro, il video vi è piaciuto, mi è piaciuto tantissimo. Volevo portare questo video solo per l'intro, ragazzi, perché mi è piaciuto montarla, mi è piaciuto registrarla, mi sono divertito assai, ho caricato in palestra, quindi benissimo. Lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi al canale attivando la campanella e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao ragazzi e buonanotte. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving.